Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Albi13 e oggi sono qui con un altro cazzeggio time. Cazzo è quello? Chi se ne fotte? Oggi sono qui a Villestense. Intanto andiamo a farci un giro per il posto più conosciuto di Villestense, ovvero il cerchio che c'è nel centro. Allora, ragazzi, in questo buco si possono trovare campi affacciati al sole, molte case, vabbè, molte case perché è un centro ed è un centro abitato. Poi però ci sono pochi negozi, non ci sono molti negozi in centro qua a Villestense, però in compenso ci sono molte fabbriche. Tipo questa, come vediamo, è la fabbrica più conosciuta di Villestense, cioè la fabbrica di, come potete vedere dalla finestra, di pittura. Qua fabbricano pennelli, cavalletti, tutte robe così d'arte. Ci vediamo dopo. Un'altra cosa di Villestense che non sembra molto interessante, però lo è perché questi carri hanno una storia. Adesso aspettate un attimo che devo riuscire a salire in qualche modo. 3, 2, 1. Eccomi qui. Ok, ci sono. Ci sono, ce l'ho fatta. Ok, ragazzi. Questi camion sono qui dalla fondazione di Villestense e non sono mai spostati. E va bene, adesso vai, ok. Un altro camion, quello del fieno. Mi spiace, ma qua non posso salire. Comunque, vabbè. Qua dentro c'è fieno, per i cavalli. Al prossimo carro. Ecco, c'è questo, ragazzi. Ci sono ancora due o tre carri, non riesco a vedere bene. Ok, non so se qua riesco a salire. Ci provo, ce l'ho fatta, ragazzi. E si può anche capire bene che sono qui da molto tempo, non sono mai stati utilizzati. Come vedete, sporchi, con legno utilizzato. Schifo proprio dentro, però l'importante è che abbiano un valore inestimabile. Quelli là sono gli altri carri che adesso. Ah, cazzo! Da qua non sembra basso, da videocamera sembra basso, però non lo è, ve lo garantisco. Oh! Proprio sul piede che ho male, che mi sono fatto l'operazione. Eccoci qui, ragazzi. Nel prossimo carro, questo non mi sembra mica tanto difficile da salire. A meno che. Ok! Guarda, con una mano. Questo proprio non ha niente sopra. Merda, assi consumate anche. Che cadono. Chio di vecchi. Facciamo un salto e andiamo dall'altra parte. 1. Oppla, ragazzi, ce l'ho fatta. Vabbè, mica era tanto difficile. Ok, ragazzi. Eccoci. Ok. Questo è il prossimo carro. Spero che voi vediate qualcosa perché io non vedo una picchia. Boh, ragazzi, qua ci sono gli altri due carri. Non sono molto importanti questi. Perché sono qua un anno dopo la fondazione di Villestense. Quindi eccoci qui, ragazzi. Questa è la strada, è la stradina chiamata Stradina del Popolo. Ragazzi, oddio, lo scivolo l'ho rovesciato. Ve l'ho rovesciato io prima, che mi ero talmente incazzato che l'ho buttato per terra. Chi se ne fotte? Vabbè,
Fottesega, vabbè. E infatti qui un'altra fabbrica, come vedete, stradina del popolo, perché questa stradina è stata costruita, è stata la prima stradina ad essere fondata di Villa Estense. Ma boh ragazzi, un'altra fabbrica, questo di camion, la fabbrica che abbiamo visto prima, eccola qua, dal di dietro. Merda, scusate, stavo inciampando. Allora ragazzi, perché anche questa strada qua è molto consumata. Comunque ragazzi, questa è dentro la corte, come vedete là c'è un bel cane, se riuscite a vederlo. C'è un bel cane, ecco, che sta avvicinando, merda, merda con le croste. Ciao Bobby, lo merda. Questi cani qua riescono a saltare anche il muro. Attenti al cane, ma dai, che novità. Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole questo? Ok, ce ne siamo sbarazzati, raga. Questa è l'unica casa che troviamo nel centro di Villa Estense. È una casa anche messa in buono stato. Questa sembra una casa, ma è un ufficio. Questa invece è la strada dei poppi, che adesso faccio vedere i frutti di quest'albero. Un grandito, eccolo lì. Merda, un cane che spacca i coglioni, eccolo lì. Vediamo se riesco a prenderne uno. Aspetta, ok. Ci vediamo quando... Ah no, aspetta. Ho mai visto uno così basso, adesso lo prendo, raga. Eccolo qui, raga, l'ho preso. Perfetto. Questi sono altri alberi di questi cosi qua. Come vedete qua c'è un'altra fabbrica. Questa è la fabbrica di... un'altra fabbrica di fieno, perché in Villa Estense, il simbolo di Villa Estense, una volta, quando è stato creato, era il fieno. Per questo ci sono molte fabbriche di fieno. Adesso... qua sono fabbriche abbandonate. Vi lascio un regalino. Non sarebbe facile trovarlo. Opla! Madonna di quella paletta. E come vedete anche quest'albero, non so, quest'albero. Questi alberi di questa via non sono molto... diciamo che anche la via non sarebbe tanto molto pulita. Eccoci un'altra fabbrica, ragazzi. Questa mi pare sia l'ultima o ce n'è un'altra. Non lo so. No, sì, ce n'è un'altra. Quella è la fabbrica... aspettate, c'è l'albero che rompeva. Oddio! Oddio, sono bassissimi questi! Sono bassissimi, fa che roba! Sono bassissimi, guarda qua in motta, chi se ne fotte. Allora ragazzi, questa è la fabbrica di gas. Adesso direte, una fabbrica di gas. È una fabbrica di gas, ragazzi. Questa è la fabbrica di Vincenzetto. Sarebbe un nome. Vediamo se riesco a farvelo leggere. Eccolo lì. Vincenzetto. Ok, beh, si vedeva anche senza che allargasse l'immagine. Ci vediamo alla prossima fabbrica. Mi ero sbagliato, ce ne sono ancora tante di fabbriche. Quella è la fabbrica, vediamo se mi ricordo, di carta. L'unica fabbrica di carta. Qui c'è una fabbrica, senza però che abbiano fatto il muro. Vediamo se riesco a farvi vedere l'altezza. Magari appoggio qua e vi faccio vedere l'altezza. Spero si veda qualcosa. Quindi non è che lo prendi con grande facilità, riesco a scavalcare il muro. Sperando che abbi fatto qualcosa. Che si sia visto qualcosa, se non c'era l'erba. Comunque vabbè ragazzi. Ecco, boh, adesso cancello. Allora ragazzi, fabbrica di vetro. Questa. Ci vediamo alla prossima fabbrica, che è qui attaccata. Se volete un numero di telefono,
Magari ve lo lascio qui. 348 sotto. No, che cazzo sono le foto? Pericolo. Cacciallo elettrico. Madonna, io quello stavo per toccare. Comando a distanza. Cancello elettrico. Madonna mia. Madonna, scusate il sole. Ci vediamo alla prossima fabbrica.